Salve ragazzi, 47, benvenuti in un episodio della serie di Cineblog. Siamo al 19° episodio, infatti per il 20° almeno ogni 10 episodi vorrei portarvi qualche film che almeno è stato caldo, almeno qualche film veramente particolare, almeno ci proverò, poi dipende da quello che mi capita durante la visione. E mi sono imbattuto in queste serate di programmazione televisiva, oltre a Noah, in quest'altro film, una commedia che però alla fine poteva secondo me anche benissimamente non avrei bisogno di una recensione, questa commedia, però comunque la volevo portare per analizzare un po' meglio la cinematografia del regista e attore di cui sto per parlarvi. Mi riferisco a un film del 2015 per la regia di Alessandro Siani ed è Se accettano miracoli. Allora, Siani comunque nel corso del tempo è cresciuto molto a livello soprattutto registico, esordì nel 2013 con Il principe abusivo che sbancò tutti i botteghini, praticamente, non dico di tutta Italia, però comunque mi ricordo che fu campione di incassi, se non sbaglio, e comunque fu apprezzato molto dal pubblico, penso anche dalla critica. Poi, se mi sbaglio, 2 anni dopo è tornato con questo Se accettano miracoli, una commediola che comunque ci sono alcuni, i tempi comici funzionano, le battute comunque sono molto interessanti, ma questo ci arriveremo tra poco. Poi si è dedicato nel 2017, se non sbaglio, con Mister Felicità, che comunque non mi fece impazzire, anzi, pian piano all'inizio Siani aveva conservato tutte quelle sue battute tipiche che troviamo anche in Se accettano miracoli, dove i tempi comici funzionavano, ma poi poco dopo iniziava a diventare un po' noioso. Diciamo, insomma, con quel film si era un po' perso per strada, poi è tornato nel 2019 con Il giorno più bello del mondo, che se non sbaglio poi fu un altro successo a botteghino, vabbè, tanto che lo sponsorizzavano ovunque, c'è cioè in televisione, mi ricordo gli spot ogni 2 secondi c'era sempre quello di Siani, e comunque fu molto apprezzato dal pubblico soprattutto. E so che 2 o 3 settimane fa ha terminato anche le riprese del suo nuovo film Tramite Amicizia, di cui sono molto curioso di vedere, perché comunque sono commedie comunque leggere, che ti fanno passare anche un paio d'orette interessanti, insomma, fanno svagare un po' il cervello, è quello che dovrebbe fare la commedia, almeno oggi. Poi mi sono dimenticato che nel 2021 è uscito Chi ha incastrato Babbo Natale, che ancora lo devo recuperare tra la filmografia, sì, è l'unico che non ho ancora visto, che se mi sbaglio ha floppato abbastanza, perché comunque uscì nel periodo in cui c'era il cinema Spider-Man No Way Home, che in Italia ha sbancato, mamma mia. E c'era anche Diabolik, che pure si era posizionato secondo, invece se non mi sbaglio, che ha incassato Babbo Natale, era posizionato tipo sesto, settimo addirittura, perché era pure più in dire di altri film che sinceramente erano orribili solo a vedere il titolo, ma comunque diciamo che quello dovrebbe essere l'unico film dove ha floppato. Spero che questo Tramite Amicizia si riprenda, che non dico che sia un altro successo a botteghino, però almeno che sia più apprezzato, perché infatti Chi ha incastrato Babbo Natale è passato completamente inosservato in quel periodo, purtroppo anche complice appunto Diabolik e Spider-Man No Way Home. Con questo Se accettano miracoli appunto non l'avevo mai visto completo, l'ho visto tipo sempre in 20-30 minuti di film, ma non perché fosse noioso, semplicemente perché c'era qualche altro film interessante, oppure non lo so, sinceramente per altri motivi non mi ricordo. Finalmente l'ho visto completo e devo dire che tutto sommato è una commedia abbastanza interessante. Ripeto, questi tempi comici funzionano. La sceneggiatura, tutto sommato, ci può stare per essere comunque una commediola, nonostante alcuni personaggi, i comprimari non siano chissà quanto caratterizzati. Sicuramente poteva essere un po' più caratterizzato. La regia, comunque, di un certo tipo, nonostante sia una commedia, di solito nelle commedie non si analizza molto la regia. Però devo dire che comunque non c'è male, non mi posso lamentare. La fotografia, diciamo che rispecchia molto il paesaggio, no? Che vengono usati questi colori così accesi, del paesino in cui è ambientato il film, però diciamo che non è niente di che. Le recitazioni comunque sono molto divertenti, perché qui troviamo Alessandro Siani, che ha questi due fratelli interpretati da Fabio De Luigi e Serenautieri, che comunque ha una bellezza incredibile, mi piaceva anche molto come recita, mentre Fabio De Luigi, almeno quando ero piccolo, era uno dei miei attori preferiti, l'ho seguito da Mai Dire Gol, ogni qualche volta quando facevo in televisione, quando ero piccolo, poi è passato a
con Alessandro Genovesi, La peggior settimana della mia vita, il peggior Natale della mia vita, distribuiti da Colorado. A me ha fatto ammazzare il ritiro con quei due film. Tra l'altro, c'ho anche i CD di questi due film, talmente che mi piacquero. Poi, comunque, ha lavorato anche con Genovesi, anche con Soap Opera, che mi piacque. Insomma, mi sono piaciuti quasi tutti i suoi film. Aspirante Vedovo, che fu il primo episodio di Cineblog che avevo recensito, che comunque l'ho rivisto anche ultimamente. È una commedia comunque divertente. E certi versi vuole anche un po' ironizzare, oppure temi quasi dissacranti, diciamo, sulla politica italiana, sul sistema dei ricchi al giorno d'oggi. Mi piaceva molto quell'idea. Forse l'unico film di De Luigi che non mi è piaciuto è stato, secondo me, Tiramisù, che i suoi soldi alla regia sinceramente non mi ha fatto impazzire. Poi mi è piaciuto parecchio Ti presento Sofia di Guido Chiesa, che comunque era interessante, divertente. E poi è uscito con questo, poi 10 giorni con Senza Mamma, 10 giorni con Babbo Natale, sempre di Alessandro Genovesi, che mi sono piaciuti parecchio, anche se 10 giorni senza mamma, secondo me, è migliore di 10 giorni senza Babbo Natale. Ma comunque, sono entrambi commedie comunque divertenti. E poi a finale ha fatto un film di Pif, e noi come stronzi rimaniamo a guardare, che se non sbaglio è uscito su Sky, e quello pure lo voglio recuperare. Devo recuperare comunque parecchi film. Ma ritornando a Se accettano miracoli, comunque è una commedia interessante, perché parla appunto di Fulvio, il personaggio diventato da Siani, che lavora in questa multinazionale, però che è specializzato a licenziare i vari dipendenti di questa mega azienda. Ma un giorno il direttore licenzia anche lui, e gli dà tipo una testata, e quindi viene anche arrestato, e poi viene messo sotto tutela, specificato troppe volte nel film, proprio da Fabio De Luigi, se non dire che abitano in questo paesino che si chiama Rocca di Sotto, mi sembra Rocca di Sopra, non ricordo, che sta Rocca di Sotto e Rocca di Sopra, che sono tipo dei paesini dove addirittura non c'è internet. A malapena non esistono neanche le macchine. Insomma, prima sarebbe come un ritorno a Medioevo. Sembra quasi una citazione di Ritorno al Futuro 3, sembra parecchie citazioni di film, però comunque ci può anche stare. Mi ha ricordato anche un po' Non ci resta che piangere, il film Introvisi dell'84, mi ha ricordato anche molto quello. E un po' di citazioni, penso sì, vorrebbe essere, penso, anche un omaggio a Troisi, no? Perché comunque attore napoletano, perché qua si parla molto della cultura napoletana, le battute di Siani comunque non me l'aspettavo così divertenti, brillanti, perché comunque tra i film che ho citato questo non mi ricordo, che però non mi ricordo se questo film, mi sembra che pure fu un altro successo a botteghino, anche se mi sbaglio non superò Il principe abusivo, però comunque andò bene anche questo. Sinceramente sono anche molto curioso del prossimo progetto. Come comico, sinceramente mi piace, ho visto i suoi spettacoli a teatro, non di persona, ma tramite telefono. Sinceramente è un bravo attore di comico, che ha fatto per molti anni La Gavetta, in programmi che venivano trasmessi in canali liberi napoletani, quindi comunque di strada ne ha fatta. Poi per quanto riguarda la filmografia di Siani, io comunque l'ho apprezzato. Quando vidi al cinema, ebbi questa grande occasione con Benvenuti al Sud del 2010 con Luca Minniro, che io lo ritengo, non voglio esagerare, una delle migliori commedie, almeno di quel periodo, perché comunque in Italia già dal 2000 con le commedie non è che stavamo messi chissà quanto bene, si salvavano forse i film di Manzina, che riporto sempre nel mio cuore. Però comunque, come da sud, Benvenuti al nord voleva essere solo un fatto, secondo me, di sponsorizzazione pubblicitaria per accaparrarsi un po' di soldi in più, però comunque non mi dispiaceva. Anche Lilli che funzionavano, anche se fu più massacrato rispetto a Benvenuti al sud, e ci sta, perché comunque le differenze sono parecchie. Ha fatto anche alcuni film da regista in precedenza, che però mi ricordo pochino, non mi ricordo manco più i titoli, perché sono film comunque abbastanza dimenticabili. Nulla di che, era ancora, diciamo, negli inizi. Comunque, ripeto, di film ne ha fatti parecchi, ma adesso ho citato più da sud, più da nord, ma non, scusate, ma non c'ho presente la filmografia completa. Comunque, questo film gli do un 7 meno, perché comunque come commedia, forse come voto anche parecchio, perché poi alla fine l'unico difetto che ho trovato del film, un finale troppo approssimativo. Un finale veramente approssimativo, non
Non lo so, poi questo film è uno dei pochi che si basa molto sui slapstick, cioè si basa molto su situazioni gag che tipo mi ricordano molto i film di Charlie Chaplin, quella che tipo schiaffeggia uno, picchia l'altro, cade l'altro con quei suoni dei film di Bud Spencer e Terence Hill che non mi hanno fatto impazzire, però comunque purtroppo ancora oggi si usa questa tecnica. Niente ragazzi, spero che anche questa recensione vi sia piaciuta, iscrivetevi, attivate la campanellina e ci vediamo al prossimo Cineblog. Ciao a tutti!